Amici della Brotherhood and Gaming, bentornati in un nuovo episodio con la Polonia rinata. Sul cuore dello ferro e il Gran Consiglio, informazione ministeriale, ci siamo ripresi tutto quello che ci avevano tolto. Non si molla un cazzo e adesso torniamo a prendere gli interessi. Signori, andiamo a salutare subito i grandi membri del Gran Consiglio che ormai sono fuori dal bunker. Buonasera, dottor Flack. Buonasera. Bene, Come sta? benissimo. Siamo Si qui sta in testa meglio alle truppe. adesso fuori dal bunker, Sì. Friscaria polacca, eh? la mattina Esatto. polacca. E andiamo a salutare il dottor Verni. Buonasera, tornato nel suo merdosissimo ufficio. Ma no, io volevo stare nel mio bunker. Mi No. metti nel bunker. No. Dai, voglio No. stare. Si sta meglio. Mi piaceva anche poi l'odore di scoreggia che era sedimentata, che si era venuta a Mamma mia, formare che nel bunker. schifo. Schifo. Mamma mia, andiamo dal dottor Attila. Buonasera, dottor Attila. Buonasera, Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Andiamo dal dottor Backfield. qui c'è un bel profumo invece. Non avevo dubbi. Non avevo dubbi alcuno. Non avevo dubbi alcuno. Profumo di figa. E prima di Bagnato. continuare. Prima di continuare la marciata verso Berlino, andiamo a salutare i fini economisti che si stanno godendo questo episodio in anteprima. E quindi salutiamo il signor Alex, il signor Bonnie, il signor Chance, la duchessa di Benevento, il dottor Gianmarco, il dottor Gianchi, Imperator Yuko, il dottor Lil Clinton, il dottor Jager, il dottor Necchi, il dottor Nicola, il signor Pioli Russi, il signor Qualcosa, il dottor Barry, il signor dottor San Michele, il signor Aptrand, il dottor Cosimo, il signor Gabri. Fini economisti, a voi l'onore di questa grande vittoria. Signor Flack, quando vuole può partire. Allora si parte. Che belli, quanti bei fini economisti che abbiamo. Sì. Comunque io veramente preferivo stare nel bunker. C'è quel calduccio. No. Adesso stai fuori e non rompi il cazzo. Signori, si avanza. Di A nord si avanza. A nord si avanza. Le truppe polacche sono impietose verso quello che resta dell'esercito del Kaiser. E addirittura Kaiser più infame di veramente un qualsiasi pezzo di periodo. merda è venuto addirittura fuori. Non lo vedevo da tanti anni l'avviso che non stiamo addestrando divisioni. Mi sono commosso, cazzo. Altra sacchetta, altra sacchetta, altra sacchetta che farà male. Mamma mia, li stiamo passando sopra. Sì, li stiamo asfaltando male. Altra sacchetta che farà male. I fini economisti dicono che pretendono Berlino entro Natale. Beh, direi che Berlino entro Natale è Allora, vabbè. assolutamente fattibile. Ci siamo già. Esatto. È luglio. Facciamo le ferie estive forse a Sì. Berlino. Se non finisce la benza. Non finisce la benza. No, no, c'è la benza, c'è la benza, c'è. Non fa niente se non c'è la benza, arrivano i miei cavalli. Vada, vada con gli Ussari alati che entrano a Berlino. Signori, c'è la battaglia di Berlino. Battaglia di Berlino. Francesi sono fermi là, anzi sono riusciti a indietreggiare. Li hanno rimandati sulla Maginot. Porca puttana. Ah no! Eccoli qua. Berlino è presa, Comincio. signori. Berlino è presa e intanto ci decriptano. Okay, no, Guglielmo, che puzza il baffo. Esatto. Che è? Nanna, 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 mi ha preso Berlino e non ti decripto. Ma quanto ha urlato quando È zero di stabilità e Sì, 20 di da pressione mo che per hanno la cambiato Germania. l'unità. Sì, ma zero di stabilità. Niente, è andato. Salutate Guglielmino. Salutate Guglielmino Pane e Vino. Amburgo, perfetto. Dai, capitola. No, no, gli manca ancora un po'. Gli manca ancora un po'. Dobbiamo prendere Quanta almeno partecipazione abbiamo noi? Meglio il 40. 41%. Ci pigliamo tutto noi. Sì, ma che truffa, 41. Perché non abbiamo Tutto quello l'aviazione. che abbiamo subito, porca troia. Tutto quello che abbiamo subito mi dovrei prendere anche pezzi della Francia. Esatto, Come compensazione del fatto che hanno fatto cagare. avete fatto schifo, quindi mi prenderò. Eh ma siamo in fazione con i francesi. sì, Sì. Ahimè. sono entrati in fazione sti comunisti. Infatti, non vedo l'ora di uscire da sta fazione, mi fa uno schifo starci. Tanto la Russia le sta prendendo anche al nord dalla Scandinavia e verso Pietari, Italia. è caduta Pietari, è caduta Pietari, è caduta A Pietari, pietà, a pie pari. è caduta Pietà, è caduta Pietà. Gli americani che ci mandano? Sì.
Signori, abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Beccato tedesca! Beccato Wurstel! Signori, bastardo. Adesso Anastasia si toglie la maschera, arriva Baffetto e si va a Mosca. Ah, c'è anche l'Ungheria sotto. Sì, sì, sappiamo tutto. Sappiamo tutto. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Ma c'è anche il Brasile, se per quello. Vabbè. Vero? Lasciare la Francia. No, no, il Brasile te lo prendiamo le colonie, le voglio. Un piano B quello. Vabbè, un po' un... No, c'ha Rio de Janeiro che c'ha 46 di vuole il manpower, vuole. Di acciaio e più che altro, ah, è vero che qui non c'è. Sachsen lo prenderei, esatto. Beh, c'è da lottare qui, ah, che c'è a Para, c'è, dice di gomma, che è tanta roba. E c'è anche qui a Macao. o come si pronuncia? Macaco. Macaco. Dobbiamo prendere pure pezzi del Brasile? Sì. Aspetta, che c'è un ultimo pezzo, anzi due pezzi in Germania. No, siamo contesi ancora. Siamo... Ah! Che è successo? Ci stiamo picchiando, però abbiamo abbastanza punti per prenderci i pezzi. C'è una padella dentro al bunker, quell'altro. Non lo so, non lo so. Abbiamo... È partito un colpo di pistola, rimbalzato con un'altra vetta. Che possiamo prenderci in Brasile? Ti vogliamo prendere qua, a parte... C'è un cazzo. Prende c'è anche la marina, eh? Dove c'è più gente, possibile. Ah sì, vabbè, la marina tedesca, se la prendiamo a far cacare. Vabbè, dai qualcosa almeno. Vabbè, allora teniamo i punti per la marina. Teniamo niente pezzi in Brasile. Niente pezzi in Brasile. Anzi, guarda. Ma io volevo andare in vacanza in Brasile. E allora guarda. Ma vai, te la paghi, mica hai i soldi di contribuire. Ci prendiamo il Ceará, il Rio Grande do Norte e il Pernambuco. Così. Beh, a Screzio. Il Pernambuco, esatto. Prendiamo io un pezzo dell'Amazzonia. C'è anche il Paraguay comunque. Il Paraguay. Già se lo so fottuto. Niente, dobbiamo mollare pezzi del Brasile. Mi dispiace. Dobbiamo mollare il Pernambuco, ci riprendiamo solo il Rio Norte. È andata così. Guarda, ti lascio pure sto il Niederbayern, che non c'è una merda, cecoslovacco. Ah, lascio. Beh, sì, dai. Però daglielo la Repubblica Ceca, che lei ci ha dato la Slovacchia. Sì. Una cosa onesta. E niente, l'hanno mollato. Quando fanno così mi mandano matti. Tu esci, cioè, sto gioco, sta roba è rotta. Cioè, ce lo stiamo picchiando a suon di punti. Glielo mollo, no, allora lo mollano anche loro. Peggio del fantacalcio. È una roba incredibile. Ecco, adesso mi sono preso a fare che è una roba incredibile. Allora, Germania. German Empire bianco, adesso. Ci siamo potuti prendere solo un pezzo di marina. Niente di più. È andata una nuova Germania, signor. Eccoci qua, pronti a togliere la maschera? Oh. Ah, che bello! Ah, la pace, finalmente. Andiamo ad est. Posso tornare a fare aerei? Bravo, infatti. Mo l'economia, signor Atti, dai, signor Alkir. Adesso corre. Adesso la facciamo correre. Adesso la facciamo correre, signori. Allora. La cavalleria, signor Attila, lei non ha cavalleria, lei non sta usando cavalleria, non sta usando la brigata cavalieri. No, gli ussari alati, quelli con la bandierina. Ah, quella con la bandierina, ok. Adesso qua gli mettiamo la military police. Dove vado io, Flak? Con me 17. Guardi che le ho dato la marina, un pezzo di marina crucca, eh. Guardala qua, sì, 43, guarda che bella. Vedo il nord. Aspetta un attimo. Attenzione, ci sono degli strike da fare. Esatto, dobbiamo abbassare la mobilitazione, l'economia. Sì. Aiuti, vabbè. Appena abbiamo i punti. Cioè, dobbiamo anche domandare la Pomerania, mezzo nostro. Focus del cazzo. Sì. Non ce la fa manco bypassare. Vabbè, demandiamola. Demandiamola la Pomerania. Però ci siamo inculati con i focus. Dici? Sì. Perché? Perché per fare quello completa la Vermont... Cioè devono essere i fascisti? Dobbiamo essere fascisti, per fare quell'altro ci vuole l'altro foco.
Non ho capito. Per fare il focus, quello Proclaim Slavic Unity, dovevamo fare Claim Russia. Infatti, no, puoi farlo anche da Demand Pomerania. No, c'è scritto All of the Following. No, c'è scritto Require All... o Claim Russia all. O Demand Pomerania, puoi fare uno... Ma All vuol dire tutti e due. All vuol dire tutti e due. C'è scritto One, giusto. Ho sbagliato i focus. Emo? Ho sbagliato i focus. Non pensavo che fosse univoco, pensavo che potessimo chiedere più cose. Sono stato ingordo. Lo forziamo. Lo dobbiamo forzare per forza. E dopo la pausa pubblicitaria siamo qui. Allegramente. Quanto cazzo state consumando, ragazzi? Stiamo consumando, su. La vodka. La vodka dopo la vittoria? Beh. Ora che ben vedere. Ah, lo dico io. La Repubblica Ceca, guarda come è circondato. Sì, invitato il presidente. L'Olanda è ancora civile. Ma l'Olanda lasciamoli picchiare, non sono un nostro problema. La Cecoslovacchia, quest'isola in questo mare bianco. Austria. L'Austria adesso la invadiamo tra poco. No. No, devi mitizzarsi anche con come no, sì. Sì, è il caso belli per entrare in Italia. E la Jugoslavia non la vogliamo? Cioè, abbiamo il gol per annetterla. Allora, sì, no, dividiamo... abbiamo ancora il war goal contro la Jugoslavia. Ha fatto pace bianca con il finlandese e il russo. È perfetto, la Jugoslavia è garantita dalla Romania e dalla Cecoslovacchia. No, l'Italia che sbarca qua con gli alpini, ma cazzarola. ma adesso li fanno. Speriamo. Vabbè, comunque Verni, il tuo obiettivo è Leningrado. Comandi. Signor Attila, lei dove preferisce avanzare? Ma che Meloni sono? Non vuole avanzare in Russia. Deciso? No, vabbè, ci prepariamo. Però a me stanno a Berlino che giocano a Brisco. Fatto. Vabbè, dopo le do il centro, le va a Minsk. Il centro, è un pazzo. Sì, certo, va bene. Ah, Repubblica Ceca è effettivamente in guerra con la Russia. Sì, sì, la Romania e la Repubblica Ceca sono in guerra. Perché stanno avanzando verso Stalingrado sti caponi. Ne prendo il centro. Vai, andate. Ok, risaniamo un attimo l'economia. Ci mancano i light tank, stiamo ricercando anche i medi. Lei intanto, signor Beck, faccia anche dei governi collaborazionisti in Russia, Sì, sto già facendo, sto provvedendo. Ah, un operativo svizzero abbiamo catturato. Ma che cazzo è, oh? È venuto a curiosare. Delfino curioso. Ok. Abbiamo demobilizzato, molto bene. L'armata plot. Mettiamoci a produrre anche delle artiglie, delle antiaeree che siano una cosa decente. Molto molto bene. Signor Flack, annunci i piani per l'Unione Sovietica. Beh, allora... Bravo, ad avvelenare. Allora, ho dato al caporale Vernizzi il comando di invadere i paesi del Baltico e dirigersi verso Leningrado come obiettivo. Lo deve fare entro 47 ore dall'invasione. Ci sta. Oh. Che succede? Come la Socialist Republic con Latvia. Piace, dai, dillo Vernizzi. Piace, merda! Solo che Latvia è un bagno del male. Vabbè, si invade, quello è il problema. E poi, invece, il signor Attila, ho dato tutte le praterie davanti.
Ma gatti. Non è vero, non sono praterine, praterie. Sì, sì, si becca tutte le praterie da Minsk, Smolensk, Gomel e poi a Mosca. E questo gliene tipo... fotte un cazzo all'Evero. Lì ci penso io. Mentre io farò un'avanzata su Kiev e poi cercheremo con l'alleato rumeno, che è sempre valido in guerra, di chiudere in codesta sacca Kiev Mykolaiv. Molto bene. E da lì si avanzerà fino a Stalingrado e, se ci va, fino a Tokyo. Però questo lascio all'imperatrice. Ci va. Tokyo. Akira, io e lei invece abbiamo lo squash invece a quell'ora, giusto? Abbiamo lo squash, in effetti. Possiamo rimandare di un paio d'ore? Certo, nessun problema. Mi metto la copertina da battaglia. Mi metti. Un mantello. Che brutta roba. Ti sto giustificando. Vengono loro contro di noi. Che vengano pure. Troveranno che a Varsavia c'è ancora un polacco. Che fa il polacco? Sì. Che deve fare un polacco? Fa il polacco. Il polacco. Mamma mia, che fine umorismo. Quanto sei noioso, Alec, posso dirlo. Ma che cazzo vuoi, io? Ma chi ti ha chiesto niente? Ma chi te conosce? Come ha fatto questo carro leggeri che me ne sta facendo 4 al giorno? Cazzo, sembra che stia facendo dei King Tiger. No, costano 13. Oh, qui ce ne sono 200 in vendita svedesi. 200 carri svedesi. Belli, Stuntwagen. Arrivano con la brugola. Stuntwagen. No, anzi, costano 11. Che cazzo vuole di più? 11 costano. E allora... Sì, ma usciamo da sta fazione di merda o vogliamo restare in questa fazione di... No, hanno troppi punti, se usciamo dopo... Ma siamo già usciti? No, dalla fazione no. Ah no, giusto, è vero. Non ho più spie io. È vero. Ci hanno cacciati. Ci hanno cacciato dalla fazione? Che è stato un fatto? Ah, ma come si chiama? Adesso sta attento che ci dia la guerra francese ancora. Cioè, mamma mia. Un altro colpo goppo alle spalle. Un giorno potremmo ricercare qualcosa per la marina, così per dire. Vada, si prenda sempre slot. Vada, si riprende. Piuttosto l'atomica, guarda. Non vuole atomizzare qualcosa che non sia Vienna? Mi piace che ha specificato che non sia Vienna. È vero, c'è Vienna da nuclearizzare. Facciamolo. No, si mette il veto. Purtroppo mi hai fatto venire l'idea. Oh, allora c'è il Field Marshal, il Stanislav Kaponski, che può sbloccare il Logistic Wizard, Fast Planner. Com'è che si chiama? Stanislav Kaponski. Kaposki, Kaponski. Truck Planner, Logistic Wizard, ovviamente andiamo in Russia. Stiamo per fare la Barbarossetta. Fatta bene. Però dobbiamo spiegarci, perché qui l'Italia e la Romania stanno spingendo, dobbiamo anche riprendere un attimino da abbiamo fatto. Dica, quanto manca alla fine dell'episodio? 10 minuti. Ma tu stai a guardare queste cose come se è poco climatico. Climatico, ma perché? Proprio no. Hai fatto un discorso anticlimatico, guarda. Anticlimatico? Che cazzo stai a dire? Coglione. 10 giorni invadiamo la Russia, se vuole, il comandante. 10 giorni invadiamo la Russia? Dobbiamo giustificare. Incredibile. Incredibile. Ma dobbiamo sbloccare il focus. Si preoccupi. Tutto sotto controllo. Questo non credo. Sì, ma lo russo quando arriverà, scusate. Ci hanno dichiarato guerra loro. Non so. Ma merda. Guarda la Cecoslovacchia che ci vuole inflazione. Guarda la Cecoslovacchia che ci vuole inflazione. Vada, Berlizzi, invada. Corra, Berlizzi. Vada, signora Attila. E dove? Cazzo giusto, adesso partito solo Berlizzi. Possiamo entrare negli alleati. Dichiariamo guerra.
3, 2, 1, ecco, non me l'ha fatto neanche fare. Vai, ha partecipato. Vai, avanzate, avanzate, correte, correte, correte. Se vi ritroverete a cavalcare su verdi praterie con il sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo perché sarete in Russia. Non chiedo questo in faccia. E sarete già morti. Sarà freddo. Cavalieri, andate, porca troia. Guarda, guarda, guarda quanti anni. Non vi do niente, andate via, pezzi. Ma quanta roba stai. Ma fanculo. Guarda, 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 guarda. Ma fanculo. Niente, neanche, neanche, neanche i rifornimenti all'Ellas voglio, vaffanculo. Via, riga presa. Ah, stanno arrivando, visto maledetti. Eh certo che stanno arrivando. Dobbiamo tagliare l'avanzata ai russi e agli italiani. Mi fa proprio le infamate. Madonna, madonna, madonna! Che bello è. Loro tagliate l'avanzata ai rumeni. Avanzate, tagliate l'avanzata, pigliate Kiev. Perfetto, perfetto. Kiev è polacca. Un sogno, Kiev polacca. L'abbiamo appena realizzato. Da quello che è male. Buttate giù un misto, ma un'atomica qui a vabbè, così c'è, non lo so. È troppo visionario. Quanto devono tenere duro sti stronzi? Quanto cazzo abbiamo i lituani? 30%, dai, muoviti questa compliance lituana. Voglio vedere come fare. Sì, ma perché abbiamo perso un po' di territorio, quindi è ripartita da zero, capito? L'Ungheria è in guerra con... si è alleata all'Unione Sovietica. Qua. Ma non ancora contro di noi, solo contro Repubblica Ceca, però potrebbe schierarsi. Sì, certo. Quanto rompi i coglioni. No, abbiamo perso Kiev. Perché mi avete fatto questa cosa? Gesù piange. Anche quello che ha fatto i fronti su sto gioco, sai. Infatti, quello è figlio di puttana proprio. Sì, un cagotto turbinante mentre fa un colloquio gli deve arrivare. Qua è vuoto. Ecco qua, ce l'abbiamo fatto. Qua è vuoto, io direi di avanzare. C'è un cazzo di nessuno. Chiunque controlli questi qua li faccia avanzare, corre in Leningrado. Mi sto muovendo io perché stavano fermi a guardarsi il vuoto, il nulla, il nulla si stavano guardando. Stavo chiudendo qui sotto, mi dai un attimo di tempo, guarda che ci vanno a urlare, Vernizzi, va che vengono nel tuo bunker, ti nascondo il secchio del pozzo. Male, senza motivo, mi tratta male. Urli. Il Burma ci ha imbargato. No, non potremmo più importare le scorregge. L'Ungheria le scorregge. Budapest da Burma. Il Burma sì, già imbargato. Ha avuto l'ardire di imbargarci. Di imbargarci. Oh, sto insetto di merda rotto con io. Davanti allo schermo, porca troia. Ah, non era una divisione. Ma no, gli ho schiavato uno schiaffo. Chiamato uno schiaffo. Avanzate, signori. Che siamo dall'altra parte del mondo. Si avanza. Fortunatamente stavano in Giappone. Vero, in tutto ciò la Russia dopo era in guerra anche col Giappone. Sì, sì, sì. Pensa come sarà contento il russo in questo momento. Esatto. Così impara a demandarci la roba. Intanto è tornato a casa la roba. In più si stanno prendendo interessi pure qua. Adesso mi strappo i baffi appena arrivo a Mosca.
con le pinzette. Sì, sì. E questi mi li porto a casa. No, prende direttamente il ciuffo e bah! Peggior sogno, il sogno erotico di qualsiasi pulà. Strappare i baffi. Niente, la Germania si è rifiutata di cedere i territori, ma io dico, ma è già nostri. Che cosa straordinaria, posso dirlo, che cosa straordinaria. Ma dov'è? Galleria, gli USA ricorrono a Mosca. Gli USA ricorrono a Mosca. Ecco. Ci provano. Attenzione, la cavalcata degli USA a Mosca. La cavalcata degli Ussari a Mosca. Il problema è che non stiamo facendo punti, signori. Siamo al 6% di partecipazione. Cioè l'Italia al 24. United Kingdom al 23. La Russia stessa è al 26% dalla capitolazione. Cioè è ancora lontana. Tra l'altro. Sto finendo il governo. 117 giorni, vi dice primo governo. Vai, corri, non avere paura. Intanto c'è la battaglia di Leningrado. Vai a prendere le risorse qua sopra. Vernizzi prende Leningrado. Vernizzi prende Leningrado. E saliamo a un bel 7%. No! I montanari di merda. Blocca lì. Abbiamo qualche bombardiere per fargli fare qualche bombardamento strategico un po' a cazzo? I montanari mi hanno bloccato. Non li abbiamo i bombardieri, eh? No. Sappiamo manco come sono fatti i bombardieri. Assolutamente. No. Come sono fatti sti carri leggeri che fanno cagare gli stitici? Ma come fanno cagare gli stitici? Ah, con la cavalleria, te credo. Ah, il template. Sì, sì, il template. È modello italiano. Breakthrough 365. No, va bene nel 38. Quanti cavalli hanno quei carri? Uno, quello che traino. Eccoci qua. C'è un teorema di sacca, È certo che c'è un teorema di sacca. Vadi, perché non hanno rifornimenti. Mi sa che gliel'ho tagliato quello là principale. Lei è un grande taglierino. Questa qua. Tagliato i rifornimenti. Bravo, è un buon gustaio. Ma si muova perché stanno venendo. Si muova. Mi pinnano con i BTS7 e mi caricano. Cosa devo fare? Ecco, abbiamo finito. Abbiamo parzialmente tagliato l'avanzata. Bravo. Chiusa? Bella sacca. Bravi. Vieni a casa mia e scopati mia sorella. Tripla sacca. Ah, oh, che bello avere il supporto aereo, è una cosa più bella che ci sia. Sì, veramente bello. Dopo tanto tempo che mancava quando ti ritrovi. Bello come affondare le navi a vernice, quando è un piacere. Mm-hmm. Senti che provo a fare il superiore, sentilo. Altra sacca. Sì. Niente, ormai. Se quelle due divisioni rimangono saccate, a chi devo tagliare la testa? A me. Ok. no, era troppo ghiotto. Però è bello questa missione di colpa. A me. E l'ok di Vernizzi, che ovviamente è stravede per il buon Attile. Fosse stata colpa mia di Backfield o di Alkir. Ah, il Marrano. Ah, perché ha visto pozzo. Che effettivamente è stata una manovra efficace. Perciò. Sì, ce l'avrebbe detto di tutti i colori. Maledetti voi, le vostre famiglie, le palazzine. Voi, gaglioffi. Parolacce in Veneto. Embargo dagli Stati Uniti. Come embargo dagli Stati Uniti? Ma che è stato? No.
Ma stiamo combattendo il comunismo. Gli americani dovrebbero abbiamo provare. Combattuto il fascismo. Una roba incredibile. Cioè, ci dobbiamo prendere pure questo. Non c'è più. Ma li vuole menare poi questi in questa sacca? Cioè, no, cioè ognuno a fare i cazzi propri. Lì. No, anche però... perché di qua tecnicamente non c'è nessuno su questo lato, quindi potrebbero sciamare di sotto. Vabbè, questo è un po' difficile, però. Meno male l'intelligenza artificiale qua. Ha programmata Musk. No. L'ha programmata qualche svedese scopacero. Ok. Siamo al 12% di partecipazione, signori. Grazie. Meritavamo di più. Intanto finiamo di chiudere qua l'avanzata ai rumeni. Che non so perché, ma fa molto ridere. No, Sosabowski si è infortunato. Attenzione, si va a Mosca, signori. Un terzino di grande valore. Dobbiamo prendere un Vladivostok o Stalingrado, vi avviso. Per cosa? Per fare il focus. Per gli Slavic Union. No, ma non possiamo farlo, hai detto. No, adesso lo facciamo. Ah, okay. Però, signor Attila, mi dia una mano, perché Mosca non ci serve. Ora l'aiuto. Anche tu, Berni, dobbiamo combattere contro l'italico che avanza. Mamma mia, dobbiamo correre a Stalingrado. Correre a Stalingrado, signori. Ma la corsa a Stalingrado sarà argomento della prossima puntata. Che dire? Siamo partiti, la situazione era disperata. Sembravamo sconfitti. E invece, da Berlino a Mosca. In one tank. Signori. Dalla Brother Italian Gaming è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Ciao! Ciao.